Quando mi hanno a coordinare bene mi chiedono ancora la carta d'identità. Che meraviglia!
Stiamo distruggendo la vita. Il pianeta è in grave pericolo. Se non iniziamo immediatamente a cambiare le cose, distruggeremo tutto ciò che ci sta a cuore. Persone e animali, ecosistemi in cui viviamo e il futuro dei nostri figli. Stanno scomparendo mammiferi, uccelli, rettili, pesci, anfibi, insetti. I mari sono avvelenati. La loro acidità è in aumento. Il livello del mare si alza. Ci saranno sempre più inondazioni, desertificazione e migrazioni di massa. La nostra aria è così tossica che gli stati infrangono le loro stesse leggi. Quest'aria fa male ai bambini ancora prima che nascano. Uccide più gente ogni anno che malaria, tubercolosi e AIDS insieme. La crisi climatica è sotto i nostri occhi. Ci sono e ci saranno sempre più incendi devastanti, tempeste anomale, aumento incalcolabile di carestie e siccità senza precedenti che porteranno all'esaurimento di cibo e acqua potabile. Non vogliamo stare a guardare, vogliamo agire per la sicurezza e il benessere dei nostri figli, delle nostre comunità e del futuro stesso del pianeta. Il governo non ha fatto abbastanza, nonostante decenni di avvertimenti degli scienziati, di lotte degli attivisti. Tutti i governi hanno violato il contratto sociale. Noi lo dichiariamo nullo e ci ribelliamo all'estinzione. Dal 15 aprile ci uniamo alla ribellione internazionale. In tutto il mondo andremo avanti fino a quando saremo ascoltati. Invitiamo ciascuno a sollevarsi in maniera forte e decisa, coraggiosa, con l'azione diretta, non violenta. Ribellatevi insieme a noi, disobbedienza civile. Quando il governo e la legge non forniscono garanzia di protezione adeguata, ribellarsi diventa non solo un diritto, ma anche un sacrosanto dovere. Ribelliamoci! Vogliamo con fermezza essere ascoltati. Vogliamo con forza il riconoscimento dell'emergenza climatica ed ecologica da comunicare chiaramente. Che le emissioni di gas serra siano portate allo zero netto entro il 2025, riducendo i consumi e pianificando la parsimonia energetica. Che sia arrestata la distruzione degli ecosistemi oceanici e terrestri che sono causa dell'estinzione di massa in corso. Che siano istituite assemblee di cittadini sorteggiate tra tutti per decidere sulle misure da attuare, perché siano eque ed efficaci. Ci rifiutiamo di restare a guardare e di lasciare in eredità alle generazioni future un pianeta distrutto. Agiamo in pace, con un amore profondo per questa terra. Agiamo in nome della vita. Ribelliamoci! Passare, 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 passare
Raga, mettiamoci tutti bene in un cerchio largo, così diamo due informazioni. Sono le borracce? Buonasera, no, 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 no
questa gli piace. Corazza rosa. Entrati nella letteratura mondiale, ma era anche un attivista politico ed era uno che si era posto proprio il problema: ma com'è possibile che stati cristiani, che si definiscono cristiani, allora stati, diciamo fino all'Ottocento, proprio cristi e stati cristiani, com'è possibile che poi si facciano la guerra, si preparano?